Il Vangelo domenicale per la famiglia. Settima domenica del tempo ordinario, anno A. Cari amici, nel Vangelo che ascolteremo domani, il Signore Gesù conclude il grande discorso sulla legge dell'amore che è posto alla fine del discorso delle beatitudini e che avevamo cominciato a ascoltare domenica scorsa. Allora ascoltiamo il Vangelo di domani. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanni due. Dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, abbiamo ascoltato questo Vangelo per molti versi sconvolgente. E questo discorso, appunto, come vi dicevo prima, sulla legge dell'amore che conclude il discorso della montagna, era cominciato domenica scorsa con la proclamazione di quel voi siete, cioè noi discepoli di Cristo, siamo la luce del mondo, e si conclude oggi con quella parola sconvolgente: siate perfetti come il Padre vostro celeste. Ecco, se vi ricordate quello anche che abbiamo ascoltato domenica scorsa, questo discorso sulla legge dell'amore pronunciato da Gesù è un discorso fatto di tante esemplificazioni in cui Gesù contrappone alcuni precetti della legge antica non per negarli, non per confutarli, ma per completarli. Completarli vuol dire perfezionarli, portarli al loro massimo, perché la legge dell'amore non può essere rinchiusa sotto precetti, sotto alcuni precetti. Sono tutta una serie, questo discorso di Gesù, sono tutta una serie di esemplificazioni di che cosa significa amare, che potrebbe essere infinita, perché sono infinite le occasioni e le modalità di amare che continuamente ci si pongono di fronte. E allora amare non significa soltanto non uccidere, no? Vi ricordate? Ma addirittura non offendere chi ci sta accanto. Significa rispettare, e non sottomettere ai nostri istinti, magari più bestiali, chi ci sta dinanzi. Non ripudiare, non rompere i rapporti con nessuno, men che mai con la propria moglie, col proprio marito. E non giurare, perché? Perché noi non siamo persone che mentiamo, e quindi possiamo essere trasparenti, e chi è trasparente, chi non mente, chi è veramente traslucido, e non c'è bisogno che giuri, non c'è bisogno che giuri, perché si sa che è una persona che non sa mentire, che non sa imbrogliare, che non sa essere falso. E oggi Gesù continua, e Gesù ci dice che la legge è basata su una pena punitiva, cioè sul vendicarsi, l'occhio per occhio, dente per dente,
non è del cristiano. Noi dobbiamo essere capaci di perdonare, non solo di perdonare, ma addirittura di amare i nostri nemici. Dobbiamo essere con un cuore talmente grande che dobbiamo essere capaci di una generosità sconfinata. In una parola, e questa è la sintesi che ci dà Gesù oggi, dobbiamo essere gente dal cuore grande, essere magnanimi, avere un cuore grande come il cuore di Dio. E Gesù ci dice: siate perfetti come il vostro Padre Celeste, cioè siate misericordiosi, lo dice in un altro passo del Vangelo, siate misericordiosi della misericordia stessa di Dio. Solo così possiamo essere veramente figli di Dio. Perché attenzione, questo modo di amare è impossibile ad un essere umano. È impossibile per un essere umano arrivare a tanto. Ma se lo Spirito Santo, questo significa essere figli di Dio, ma se lo Spirito Santo fa del nostro cuore un'estensione del cuore di Dio, allora possiamo farcela. In una parola, possiamo e dobbiamo essere eroi dell'amore. Ora, se ci guardiamo intorno, per carità, nel mondo c'è tanto male, ma se c'è tanto male, c'è soprattutto tanto bene. Il mondo è pieno, soprattutto le nostre famiglie, le famiglie di tutti coloro che vivono nel mondo, non solo le famiglie cristiane, sono piene di eroi dell'amore e sono tanti coloro che vivono da figli di Dio e sono molti di più dei confini stessi della Chiesa. Basta un pochino girare il mondo e vedere quanti eroi dell'amore ci sono nel mondo, quante madri, quanti padri, quanti fratelli e sorelle ci sono che sono capaci di veramente dare la vita per le persone che amano. E d'altra parte, se non fosse così, l'umanità non sarebbe arrivata fino ad oggi e l'umanità non potrebbe continuare a sussistere. Se non c'è chi perdona, se non c'è chi ama chi gli ha fatto del male, la catena dell'odio non si potrebbe mai interrompere e l'umanità sarebbe finita da un pezzo. E proprio perché, ripeto, purtroppo c'è tanto male e se non ci fossero persone che sono ancora di più di quelle che fanno del male, che rispondono al male con il bene, ripeto, l'umanità non sarebbe giunta fino ad oggi. Ecco allora che chi ama sul modello dell'amore di Dio, sul modello del suo amore che non ha limiti e che risponde col bene a chi fa del male, e facendo del male al fratello offende Dio, ecco, non ci fossero tante persone di questo genere, ripeto, l'umanità non sarebbe durata per migliaia di anni come sta durando. E ecco allora l'amore e la speranza dell'umanità. I figli di Dio, come ci ha detto all'inizio di questo discorso sulla legge dell'amore, sono la luce di speranza dell'umanità. Una luce di speranza che Dio dona agli uomini e alle donne di ogni epoca. Ecco allora la nostra vocazione. Ecco allora perché domani nella messa pregheremo così: o Dio, che nel tuo figlio spogliato e umiliato sulla croce e che ha detto, salendo sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, hai rivelato la forza dell'amore, apri il nostro cuore al dono del tuo spirito, perché se il nostro cuore non diventa grande come il cuore di Dio, è impossibile vivere come Gesù ci chiede. E spezza le catene della violenza e dell'odio, perché nella vittoria del bene sul male testimoniamo il tuo Vangelo di pace e, torno a ripetere, diamo una speranza a noi stessi e all'intera umanità. Ecco, questa è la nostra preghiera, questo è l'augurio che vi faccio in questa domenica che conclude questa prima parte
del tempo ordinario, perché già da domenica prossima siamo, meglio da mercoledì prossimo, mercoledì delle ceneri, siamo nel tempo di Quaresima. E con questo vi do l'arrivederci alla prossima videolettera.